Sostenibilità e moda per la pelle italiana è il tema affrontato nel workshop che si è svolto in queste giornate vicentine di Panorama d'Italia. Alessandra Siena è la manager che si occupa prevalentemente di sostenibilità per l'Unione Industrie Acciaierie Italiane. Qual è la forza, i punti di forza del Made in Italy? Dunque, quando si parla di pelle italiana si parla di una vera eccellenza, i cui punti di forza sono una lunga tradizione lavorazione delle pelli, elevata qualità degli innumerevoli articoli che l'industria acconciaria italiana è in grado di produrre e che è in grado continuamente di produrre. Quando parliamo di qualità parliamo di sia performance, quindi caratteristiche prestazionali, che caratteristiche sensoriali, quindi la mano, il tatto tipicamente. Un altro punto di forza è l'innovazione tecnologica continua per produrre nuovi prodotti, un contenuto stilistico che è riconosciuto in tutto il mondo, questo perché l'abilità dei tecnici conciari, l'elevatissima creatività, soprattutto dei tecnici di rivoluzione, consente ogni 6 mesi almeno, in stretta collaborazione con il mondo della moda, di produrre nuovi effetti, nuovi articoli, nuovi prodotti, nuovi look in generale. E non per ultima la sostenibilità. L'industria acconciaria italiana investe ingenti risorse per la sostenibilità, quindi si parla di 5-10% del fatturato annuale, viene proprio investito per il rispetto dell'ambiente, sia in termini di consumo di risorse che di emissioni inquinanti, si investono risorse per il rispetto dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani in generale, per la tutela del consumatore, quindi vengono effettuati continui controlli per verificare la presenza di sostanze riconosciute come potenzialmente tossiche o nocive, e non ultima l'etica del prodotto, quindi il benessere animale, la trasparenza, quindi il Made in Italy, la tracciabilità delle nostre materie prime. Quindi diciamo che la tutela del consumatore viene prima di tutte cose, insomma, no? Sì, comprare pelle italiana vuol dire avere garanzie di comprare prodotti sicuri e che salvaguardino appunto la salute di tutti gli operatori della filiera e non per ultimi i consumatori finali.